ragazzi, ciao mia family, che bello, finalmente filmo per voi. Allora, finalmente, soprattutto, ho fatto questo famoso trattamento alla cheratina in casa, che ve lo prometto, da mesi e mesi, finalmente ci sono riuscita. Ho voluto aspettare che fossero passati un tot di mesi dall'ultima volta che l'ho fatta. L'avevo fatta da un parrucchiere, perché quella che avevo ordinato dal Brasile ci metteva secoli ad arrivare ed era bloccata in dogana, come ben sapete se seguite i miei vlog. Ma finalmente ce l'ho ed è questa qua. Se io ovviamente non sono una parrucchiera, lo dico subito, però mi sono informata, l'informabile veramente, ho letto, guardato e ascoltato, soprattutto perché la mia amica Luz, lei ovviamente abita ad Amsterdam e mi faceva sempre lei i capelli quando abitavo ad Amsterdam. Se mi seguite da tanti anni ve la ricordate sicuramente, cioè tanti anni, da 3-4 anni, e ve la ricordate sicuramente, ed è stata lei a farmi conoscere il mondo della cheratina ed è stata lei soprattutto a farmi conoscere questo brand. Io mi vedevo i capelli molto secchi nell'ultimo periodo e quindi l'avevo contattata, vabbè, ci sentiamo ogni tanto ovviamente, e quindi una volta le ho chiesto ma che, qual era il brand, che tipo di cheratina utilizzavi su di me, perché vorrei tanto rifare questo trattamento perché mi trovavo tanto 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 bene adesso, e da quando sì, dall'ultima volta che l'ho fatta me l'aveva fatta lei praticamente, quindi è da tantissimo che non la faccio più, dimmi, aiutami. E lei mi ha dato ovviamente il brand, ci tengo a sottolineare che non è sponsorizzato questo video, e il brand che io ho usato è quello che lei usava su di me, e siccome so per esperienza che mi piaceva l'effetto di questo prodotto su di me, ho voluto prendere lo stesso identico, e il brand è Max Liss con due S, e questo si chiama Hair Crystallization ed ha un sacco di proprietà, contiene acido ialuronico, ovviamente cheratina, e va ad idratare e a restore, quindi va a restaurare il capello, ed ha un effetto sui capelli, ragazzi, che è miracoloso, cambia la struttura del capello, cambia la... li rende morbidi, lucenti, insomma è un prodotto che io definirei miracoloso, perché è la cosa che più aiuta i miei capelli, ma so che aiuta anche, perché è indicato sia per chi ha i capelli molto secchi, sfibrati, magari perché sono molto sottili naturalmente, tipo i miei, sfighissima, o perché magari facendo i colpi di sole ovviamente diventano ancora più secchi, non posso farmene toccarli. Ma è indicato anche per chi ne ha tanti e sono ricci e sono crespi, e quindi vai a lisciarli naturalmente. La figata di questo trattamento è che anche se fuori piove, c'è un sacco di umidità, i capelli non si gonfiano, restano così. Cioè, è miracoloso, io vi giuro, secondo me l'aggettivo perfetto per questo genere di trattamento, ovviamente non sarà solo questo brand, ma io ho sempre solo usato questo brand e mi trovo da Dio, però ovviamente ce ne sono un sacco di trattamenti alla cheratina. È importante però distinguere i trattamenti alla cheratina che contengono formaldeide e i trattamenti alla cheratina che non contengono formaldeide, che solitamente sono chiamati hair botox o hair crystallization, eccetera. È importante sottolineare che questo prodotto non contiene formaldeide, quindi non vanno utilizzati guanti, non serve la mascherina, è un prodotto molto safe, è un prodotto molto sicuro da poter utilizzare anche da soli in casa, appunto perché non contiene questi ingredienti tossici che possono essere pericolosi a lungo andare. Solitamente sono più pericolosi davvero, cioè, solitamente sono più pericolosi tra virgolette per i parrucchieri che sono a contatto con queste sostanze quotidianamente, ma anche se lo devo fare una volta ogni 3 mesi, sinceramente se posso evito di usare roba con formaldeide eccetera eccetera. Quindi questa non è propriamente cheratina, perché solitamente le prime cheratine contenevano tutte queste formaldeide, e dopodiché tutti i vari prodotti che erano uguali ma che non contenevano formaldeide vengono chiamati hair botox, hair crystallization, ma non appunto proprio cheratina, perché quando si pensa a cheratina si pensa a quella con la formaldeide, ok? Questo è io prima di ovviamente mettermi a fare da sola questa cosa, ho parlato con la mia amica parrucchiera che mi ha sempre fatto questo trattamento, conosce bene i miei capelli, l'ho chiesto, guarda, secondo te posso farlo da sola, c'è qualche rischio, eccetera, eccetera, e lei mi ha detto, guarda, vai tranquilla, tu hai i capelli sottili, non sarà nemmeno un procedimento lunghissimo, sei tranquilla che anche se dovessi, per dire, lasciarla su invece di 40 minuti, lasciarla su 2 ore, non ti succede niente, vai tranquilla, falla pure, e poi me l'ha fatta talmente tante volte che più o meno già so
il procedimento lo conosco bene. Quindi ho voluto provare tutto quanto, ho seguito proprio le istruzioni di questo brand, appunto si chiama Max Liss Hair Crystallization e il prodotto è questo. Una cosa che ci tenevo a menzionare, ed è questo che mi ha spinto a provare a farlo a casa, il costo di questo barattolo è la metà di quello che si paga se si va a farlo dal parrucchiere una volta. Calcolate che io ho usato forse tanto di questo barattolo, quindi mi durerà tipo per 20 applicazioni e ripeto, dal parrucchiere una sola applicazione costa il doppio di quanto io ho pagato tutto questo vasetto, quindi sicuramente c'è un bel risparmio nel farlo a casa, però c'è anche da dire che è un procedimento molto lungo e molto, non voglio dire complicato perché è semplice, però è un procedimento che richiede attenzione, concentrazione ed è un procedimento piuttosto lungo. Io che ho i capelli, li vedete, sono sottili, non ho un cespuglio di capelli, per me è molto più semplice. Preferirei avere tantissimi capelli, una criniera pazzesca, però purtroppo non è così. Per me è molto più semplice perché ovviamente è molto più semplice andare ad applicare il prodotto su tutte le lunghezze, su tutto il capello, è molto più semplice poi andare ad asciugarli perché vanno asciugati due volte, è molto più semplice anche piastrarli ciocca per ciocca, appunto perché non ho questa massa di capelli gigantesca. Se ce l'avete però vi invidio. notare piccola parentesi, quindi potete assolutamente farlo a casa, però appunto sappiate che dovete fare una bella ricerca prima, dovete guardarvi per bene le istruzioni, su internet ci sono un sacco di parrucchieri che vi fanno vedere come fanno loro questo procedimento, è importante leggere tutto quanto, sia il procedimento in sé che l'aftercare, perché come vi spiegherò poi alla fine del video ci sono degli accorgimenti sui prodotti da utilizzare dopo aver fatto il procedimento alla cheratina. Poi per 3 giorni i capelli non vanno lavati, non vanno toccati, non bisogna sudare, non vanno bagnati, non vanno legati con mollette, elastici, niente di niente, quindi è una cosa comunque che va, non va presa sotto gamba, ecco. Quindi se non avete voglia, tempo di mettervi là eccetera eccetera, ovviamente io vi dico di farlo dal parrucchiere, però sappiate che c'è una grossa, c'è un grosso risparmio nel farlo a casa. Io non so sinceramente se consigliarvi di ordinare questi della Max Liss, perché vanno ordinati direttamente dal Brasile, perché i brand più famosi per la cheratina, per hair botox, hair crystallization sono brasiliani. Problema è che passa la dogana e poi vi tocca pagare, come è successo a me, il doppio del prezzo per le spese doganali. Oh, comunque ci ho risparmiato un sacco, ma tanto, però devi anche aspettare, ho aspettato tipo praticamente 2 mesi, cioè mi sono arrivati in 6 giorni dal Brasile in dogana e poi ho aspettato 2 mesi che dalla dogana me li spedissero a casa. Poi anche una rottura perché devi andare a mandare documenti, spedire, autocertificazioni, insomma è un po' un casino, però ripeto, ci ho comunque risparmiato tantissimo. E quindi queste sono state un po' le vicissitudini. Se secondo me è meglio ordinare un prodotto, un hair botox, un hair crystallization di un brand che si trova in Europa, così evitate la dogana e risparmiate ancora di più. Piccolo consiglio mio, però appunto io ho voluto fare questo esperimento per vedere se ero capace e credo proprio che adesso continuerò sempre a fare questa cosa a casa. Voglio menzionare il fatto che se vedete che i miei capelli sono un po' più grigi, un po' più freddi del solito come tonalità, è normale perché io ho lasciato la cheratina su in posa, non l'ho lavata subito, appunto perché è molto meglio lasciarla in posa per 3 giorni. Alcuni saloni la lavano subito perché può dare fastidio avere i capelli, si sentono un po' più pesanti, si sentono un po' più duri con la cheratina addosso e quindi a qualcuno può dare fastidio, magari li vuole perfetti subito. Io invece preferisco lasciarli così per 3 giorni. Però appunto hanno ancora un po' questa tonalità di blu, di viola tra virgolette, che è la cheratina. Ma anche la mia amica, poi vedrete nel video, ad un certo punto sono tipo un po' sclerata, cioè per dire, e poi ho chiesto a lei e mi ha rassicurato dicendo che è assolutamente normalissimo che con il primo shampoo poi questo effetto un po' più cenere se ne va, anche se vi devo dire che non mi dispiace affatto sinceramente. Comunque questo è quanto, spero di avervi raccontato tutto il raccontabile. Spero di avervi detto tutto quello che volevo dirvi. Gli effetti non ho parlato, comunque ve lo dico anche poi nel video. L'effetto dipende un po', cioè la durata della cheratina sui vostri capelli dipende un po' dalla vita che fate, se sudate molto, se andate in piscina, quanto di frequente, ogni quanto lavate i capelli ovviamente, però
di norma siamo sui 3 mesi, dura circa sui 3 mesi, quindi io la rifaccio ogni qualvolta rifaccio i colpi di sole. Quindi questo è quanto, ragazzi, io vi lascio al mio esperimento di Hair Botox Hair Crystallization a casa. Spero che vi piaccia, spero che vi sia utile questo video e, appunto, qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti. Ci siamo, sono emozionata ma felice al tempo stesso. Quindi proviamo a vedere. Sì, sono nel mio solito setting dove filmo, però ovviamente una luce dietro è spenta per questo che è così buio, perché ho dovuto accendere, attaccare il phone, e sto seguendo le istruzioni proprio della della cheratina che ho io del marchio. Quindi ho iniziato lavando i capelli per 3 volte, ho fatto 3 shampoo, loro dicono di farne 2 o 3, a volte anche 4, io ne ho fatti 3, però appunto ho lavato molto 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 bene i capelli, perché vanno tolti praticamente, se ho capito bene, tutti i residui di prodotti che si ha sul capello prima di andare ad applicare la cheratina, altrimenti non viene assorbita per bene, e quindi ho fatto 3 shampoo, e poi ovviamente non bisogna applicare balsamo, maschera, niente, per questo che i miei capelli sono praticamente un cespuglio unico e non sono assolutamente facili da pettinare, non li ho mai avuti così, non ho mai fatto shampoo senza balsamo, quindi è un po' strano. Comunque iniziamo, qui c'è scritto di asciugarli all'80% prima di andare poi ad applicare la cheratina, quindi è esattamente quello che faremo. Ok, ho avvicinato un po' la videocamera, scusatemi, ho avvicinato un po' la videocamera in modo da alla scrivania, così ho tutto l'occorrente qua. Eccola qua, ho aspettato tanto per averla, per tutte quelle cose della dogana che se la son tenuta per 2 mesi, quindi finalmente tra le mie mani, tipo Gollum nel Signore degli Anelli, il mio tesoro. Ok, Nicole, smettila. E adesso, allora, qui c'è scritto, dopo aver lavato bla bla bla, asciuga l'80% i capelli, whatever that means, credo che siamo all'80%. Comunque c'è scritto di applicare la cheratina, che tra l'altro è questa, guardate che roba, fa veramente paura questo colore. C'è scritto di applicarla in theme sections, quindi in ciocche sottili, e io vado allora a fare una cosa, vado a legare tutti i capelli e tirerò fuori ciocca per ciocca quelle che andremo a nutrire con il nostro prodotto. Tutto il resto dei capelli vado a legarli ed inizio ciocca per ciocca. Ho visto che non va applicata proprio sulla cute, ma va iniziato l'applicazione più o meno a un paio di centimetri e poi va portato il prodotto più in alto con il pettine. Iniziamo. Ta-da! Forse dovrei avere uno specchio. Nicole, forse avere uno specchio è il caso, che cosa ne dici? Ok, prepariamolo, ok. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. E vado a applicare il prodotto. Avrei i capelli viola dopo questo video, chi lo sa? Aiuto, me lo sono già applicato un po' sul collo, vediamo bene. C'è scritto di abbondare con il prodotto ma di non esagerare, quindi devo essere certa che tutti i capelli siano completamente coperti ma che non siano saturi di prodotto. Devo dirvi che ha un profumo buonissimo questo prodotto, tipo un profumo fruttato, non lo so, ma è pazzesco, buonissimo. Devo ricordarmi di insistere più che altro sulle punte, che sono sempre la parte un po' più problematica, un po' più rovinata, almeno sui miei capelli. Mi sono accorta che applicarla con le mani è molto molto più semplice. Attenzione, posso farlo perché questa cheratina non contiene formaldeide, non contiene schifezze. Nel caso contenesse appunto tutta questa roba, dovrei ovviamente avere i guanti, ma appunto questa cheratina è molto sicura, non ha schifezze varie all'interno, quindi si può applicare anche così con le mani ed è molto molto più semplice, molto molto più veloce andare ad applicarla un po' ovunque, ho notato, perché con il pennellino faccio un po' di difficoltà, quindi lo facciamo così
in modo molto casereccio, ma se funziona, questo è l'importante. Poi qui c'è scritto di rimuovere l'eccesso con un pettine a denti sottili e dopodiché aspettare 40 minuti e poi sciacquare via il prodotto. Quindi facciamo quello che dicono, cioè piano piano. Cerco di farlo con delicatezza, ma non è facile perché ovviamente, non avendo utilizzato il balsamo, i miei capelli sono quanto più crespi possibile. Ma piano piano ce la faremo. Mi sto solo spaventando all'idea che rimangano blu. Cioè, l'unica cosa che davvero davvero mi preoccupa, perché le mani si sono irrimediabilmente macchiate. Ok, questo è l'eccesso che abbiamo raccolto sul pettine. Adesso aspetto 40 minuti e dopodiché sciacquo tutto. Ci vediamo tra un po'. Ci sono passati 40 minuti, quindi stiamo andando a sciacquare i capelli e finalmente ho imparato come usare il rubinetto della maschera. Era difficilissimo e una di voi mi ha scritto come fare, perché ha lo stesso identico rubinetto, che è difficilissimo. E si fa praticamente così, bisogna tirare, se sarà a fuoco, comunque bisogna tirare e voilà, esce l'acqua d'acqua. Belli sciacquati, e secondo me questo hair crystallization non c'è scritto, ma secondo me ha anche una funzione come quella che ha lo shampoo, quello blu viola, perché alla fine ti toglie molto il giallo dai capelli, ma io avevo già tolto tutto il giallo che avevo nei capelli con gli ultimi colpi di sole, quindi secondo me avrò un po' questo effetto grigio, cioè grigio tipo argentato sui capelli, che non è che mi dispiaccia, però appunto non pensavo che con questo tipo di cheratina, anche perché l'ho fatta miliardi di volte ma non mi ricordo di aver mai avuto, no, invece forse sì, forse mi ha sempre dato un po' questo sottotono freddo, però è sempre stata una cosa che mi piaceva, quindi incrociamo le dita che mi piace anche questa volta. I capelli li sento molto più morbidi e molto più folti in questo momento, vi devo dire la verità, quindi sono già contenta. Seguiamo le istruzioni ancora. Comunque, e qui c'è scritto di andare adesso ad asciugare i capelli completamente, quindi questo è quello che faremo. Let's go! Ok, asciugati completamente, e adesso qui l'ultimo step è di utilizzare, dividere i capelli per ciocche e poi fare da 10 a 15 passate su ogni ciocca con la piastra a temperatura fino a 220 gradi. Io non la metterò proprio a 220 gradi perché secondo me per i miei capelli è un pochino troppo, la metto a 180. Ok, la piastra si è già scaldata, quindi vado a dividere i capelli in ciocche, anzi le alziamo tutti quanti come prima e poi vado a... ok, dobbiamo fare una ciocca così. Fa un po' impressione doverla passare 10-15 volte ad una temperatura così alta, però visto che comunque adesso hanno tutta la cheratina tutto attorno, cioè ogni capello ha tutto attorno uno strato di cheratina, non vado in realtà a toccare propriamente il capello, ma vado semplicemente a fissare la cheratina sui capelli, così mi hanno spiegato quando me la faceva la mia amica parrucchiera appunto per un sacco di tempo, e quindi questo è quello che faremo e vado a fare esattamente così. Ok.
Ok, ho appena mandato un messaggio alla mia amica Luz. Ho scritto: guarda, l'ho fatta, però i miei capelli sono leggermente argentati, grigiastri, blu, è normale. E mi ha risposto subito dicendo: non hai sbagliato assolutamente nulla, è normale, non ti preoccupare, non appena li lavi con lo shampoo se ne va. Quindi sono molto molto sollevata, non che mi dispiace sinceramente, perché mi piace questo colore, vi devo dire la verità. Era solo per capire se ho sbagliato qualcosa io o se effettivamente è normale, ma mi ha risposto appunto che è normalissimo, quindi credo che appunto di poter stare più che tranquilla. Comunque quasi finito, mi sento i capelli super super morbidi e molto più corposi, ma ovviamente perché ho la cheratina su in questo momento, perché lo sciacquato, ma fino a quando non vai ovviamente a fare lo shampoo non se ne va e sta ancora su, quindi li sento un po' rigidi e un po' più pesanti del solito. Comunque ci manca ancora questa ultima ciocca e poi abbiamo finito. Ok, trattamento completato, sono molto molto felice. Sento però appunto i capelli ancora con sulla cheratina. Molto spesso nei saloni vanno a sciacquarla subito in modo che i capelli siano subito, tra virgolette, normali, perché questa sensazione è una sensazione di capelli un po' più appesantiti, un po' più rigidi, però so che è molto molto meglio lasciarla su in posa per 3 giorni senza ovviamente sciacquare, così il capello va ad assorbire la cheratina e tutte le proprietà nutrienti ancora di più, quindi la lascerò assolutamente 3 settimane così. Non bisogna piegare i capelli, quindi non bisogna fare trecce, usare elastici, niente di niente sul capello. Non va bagnato, non bisogna sudare, quindi appunto per 3 giorni, praticamente devo stare così ferma, non fare niente, no? Sto scherzando, però per 3 giorni bisogna appunto stare attenti, non bagnarli, non sudare, non acconciarli, eccetera eccetera. E dopodiché invece posso lavarli naturalmente, ma anche qui è difficile, cioè non è difficile, ma perché non mi vengono le parole oggi? Praticamente è un po' bisogna sapere che prodotto utilizzare, perché quando si ha la cheratina sui capelli, ma già ve ne avevo parlato, bisogna stare attenti a non utilizzare shampoo che contengono sodium cloride, si chiama l'ingrediente, che sarebbe praticamente sale. Non che faccia particolarmente male ai capelli se uno shampoo contiene il sodium cloride, ovvero il sale, però tende a sciogliere la cheratina e quindi tutto questo procedimento sarebbe stato un po' invano. Quindi assolutamente devo stare attenta, ma solitamente i brand che fanno la cheratina, come appunto Max Liss in questo caso, non un po' tutti, hanno anche poi i prodotti shampoo e balsamo da utilizzare poi dopo quando si lava i capelli e si ha la cheratina. Questo trattamento dura, poi dipende se uno suda molto, va in piscina, con quanta frequenza ti lavi i capelli, però circa dura sui 3 mesi. Il trattamento alla cheratina io lo faccio circa appunto ogni 3 mesi, ogni qualvolta vado a fare i colpi di sole subito dopo, non si fa mai prima ma subito dopo. Quindi questo è quanto, ragazzi e ragazze, è stato proprio un video esperimento. Naturalmente qualsiasi domanda abbiate lasciatemela nei commenti, cercherò di rispondere a quante più persone possibili. Ovviamente come sempre vi voglio molto 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 bene, mia family. Quando filmo questi video sono sempre lì che penso: avrò detto tutto, ci sarà qualcosa altro che dovevo menzionare che poi in questo momento non mi viene in mente? E al 90% dei casi quando spengo la videocamera, poi magari dopo nel montaggio, dico: cavolo, non ho menzionato questo, cavolo, non ho menzionato quello. Ma spero in questo caso di avervi detto tutto. Quindi vi mando un bacio grandissimo, mia family. Noi ci vediamo domani martedì con un nuovo video. Bacio grande, vi voglio bene e vi abbraccio fortissimissimissimissimissimo. Fatemi sapere come avete passato questo weekend, se vi siete divertiti. Io e Tomas siamo andati al cinema e poi abbiamo fatto una grigliata con la mia famiglia all'aperto, è stato molto molto bello, è stato un bellissimo weekend. Bacio, vi saluto adesso, se no non vi mollo più, ok? Non voglio mai lasciarvi, ciao!